Lo sapevi che il drago anziano Namiel di Monster Hunter World si ispira a delle creature abissali realmente esistenti? Vuoi scoprire quali? Allora seguimi in questo video. Non è un mistero, gran parte dei mostri presenti nei titoli della serie di Monster Hunter si ispirano a creature realmente esistenti, o per il loro design oppure per il loro comportamento in gioco. Non fa eccezione il Namiel, lo spettacolare drago degli abissi. Introdotto con l'espansione Iceborne, questo drago anziano è sicuramente uno dei mostri con il maggiore impatto visivo del gioco, nonché uno dei miei preferiti. E il perché è intuibile fin dal primo incontro con il nostro cacciatore. Chi ha giocato il titolo avrà ben presente la sua capacità di manipolare l'acqua e di generare fulmini, ma soprattutto la bellissima bioluminescenza che caratterizza questo drago. Ebbene, per il design del Namiel, gli sviluppatori sono ispirati a caratteristiche tipiche di alcune creature abissali. Andiamo a vedere quali. Partiamo dall'aspetto più evidente, la bioluminescenza, ovvero la capacità di alcuni organismi viventi di generare luce attraverso particolari reazioni chimiche. Si tratta di una caratteristica tipica degli organismi marini, in particolare di quelli che vivono nella cosiddetta zona batiale e abissale, ma anche in quella batipelagica. Pesci, cefalopodi, cnidari dell'ordine Siphonophora ed altri invertebrati in grado di emettere bioluminescenza possiedono organi chiamati fotofori, nei quali si realizzano le reazioni chimiche che portano alla produzione di luce. La bioluminescenza del nostro drago anziano, in particolare, è ispirata a quella degli ictenofori. Gli ictenofori sono organismi marini predatori o filtratori planctonici dal corpo trasparente, quasi interamente costituito da acqua e di dimensioni variabili. Vengono erroneamente confusi con le meduse per via del loro aspetto, ma in realtà fanno parte di un filum a sé stante, diverso da quello degli cnidari, in cui troviamo anche le nostre meduse. Esistono tra le 100 e 150 specie confermate di ctenofori e assieme a queste altre 25 di profondità non ancora pienamente descritte. Il nome di queste creature deriva dalle strutture che si trovano sul corpo di questi animali, i pettini o ctenidi. L'octenidio è una paletta vibratile munita di ciglia. In questi animali le troviamo organizzate in serie di 8 file di bande mediane. Battendo coordinatamente, queste strutture permettono all'organismo di spostarsi, anche se lentamente. Questa coordinazione è regolata da un organo di senso chiamato statocisti. Questo collega il sistema nervoso alle bande ciliate e permette ad esso di vibrare con la stessa frequenza o con frequenze diverse, a seconda dei movimenti che l'animale intende compiere. In alcuni ctenofori di profondità, le bande di ctenidi possono generare bioluminescenza e il loro movimento coordinato crea un effetto ottico simile a quello di una striscia di LED a intermittenza. Il Namiel presenta strutture simili alle bande di ctenofori sulle ali ed anche sul resto del corpo. Passiamo adesso al secondo aspetto, il colore delle ali di questo drago anziano. La loro superficie esterna è scura, nerastra, mentre all'interno sono di un azzurro argenteo, attraversato da bande luminescenti. Anche il ventre del drago è di un colore argenteo rispetto al dorso, più scuro e dello stesso colore delle ali. Questa differenza di colorazione rappresenta una delle strategie utilizzate dai pesci abissali, il cosiddetto counter shading, che serve a camuffare la sagoma dell'animale agli occhi dei predatori. Il counter shading è diffuso in molte specie di mammiferi, rettili, uccelli, pesci e insetti, sia nei predatori sia nelle prede, e si evidenzia quando la colorazione di un animale è più scura nella parte superiore del corpo e più chiara nella parte inferiore. La maggior parte dei pesci di profondità presenta il ventre di colore chiaro argentato e il dorso invece più scuro. Questo garantisce loro di essere poco visibili dall'alto, perché si confondono con il colore dell'acqua scura, sia dal basso, perché si confondono invece con l'acqua più chiara. Il camuffamento è maggiore quando al corpo così colorato si unisce anche la bioluminescenza, nel fenomeno della controilluminazione. È la strategia utilizzata ad esempio dal calamaro lucciola, che illumina ulteriormente il ventre per essere invisibile ai predatori che si trovano sotto di lui. Il Namiel non ha realmente bisogno di camuffarsi. Tuttavia è bello che gli sviluppatori abbiano pensato anche a questo aspetto durante la creazione del suo design. Parliamo ora dell'aspetto delle ali del Namiel, che si ispira invece a quello di un'altra particolare creatura degli abissi, il calamaro vampiro. Vampyroteutis infernalis è ad oggi l'unica specie vivente dell'ordine dei Vampyromorphida, e in realtà non è davvero un calamaro, ma una specie relitta di cefalopode. Si tratta di un animale prevalentemente abissale, piuttosto sfuggente, che vive nella cosiddetta zona afotica o priva di luce, oltre i 900 metri di profondità. Di colore variabile tra il rosso chiaro e il nero,
A dispetto del nome, è assolutamente innocuo per l'uomo. I suoi 8 tentacoli sono uniti da una caratteristica membrana, molto simile a quella che vediamo nelle ali del Namiel. Anche il movimento delle ali del drago anziano ricorda molto quello delle contrazioni della membrana del calamaro vampiro. Come molti cefalopodi abissali, il calamaro vampiro non possiede la sacca dell'inchiostro. Se minacciato, emette dalle punte dei tentacoli una nuvola appiccicosa di muco bioluminescente bluastro. Il suo corpo è interamente ricoperto da fotofori, che l'animale usa per disorientare gli aggressori, emettendo lampi di luce improvvisi per abbagliarli. Un'ultima piccola curiosità riguarda il nostro drago RGB. Alcuni dei vocalizzi emessi da Namiel, specialmente quando non si trova in combat, ricordano i click e i richiami di delfini o orche. Ed anche per oggi è tutto, gente. Conoscevate queste curiosità riguardo il Namiel? C'è qualche altro animale al quale potrebbe ispirarsi? Fatemelo sapere, come sempre, nei commenti.